Uè a tutti ragazzi, noi siamo i qualcosa a caso. Io sono Pepper Plain e lui è... Marnaucio, sto andando con l'occhio. Benissimo, oggi siamo su Happy Wheels. Guarda, trovo già il livello impostato. Play now, è Bridge, vediamo un po'. Allora, oh, siamo col padre di Luke e Luke. Vediamo un po'. Max Mullo Radio. Vabbè, io non leggo le scritte perché sono illegale. Io le leggo, vai! Ma non le capisco. Perfetto, Pizzica, guardate Luke come si scompone. Ma io non ho visto sto livello, o sbaglio? No. Ah, forse è uno che avevamo fatto... No, no, noi no, era uno dei primi episodi, ma è simile. Perché slow? Ah, ecco. No, non mi interessa andare slow. Io vado slow, watch out. No, non voglio guardare. Siamo... Guarda, abbiamo... Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Incredibile! Incredibile! No, non ci credo, non ci credo. Destroyer 2.0. Tu stai ancora mangiando la brioche? No! Vai! No, no, questo è epico! Vai, vediamo! Destroyer! Ah, capito! Vai! Mizga! Guardate, l'obesa, l'obesa! Facciamo una salsiccia umana! Una salsiccia umana! Madonna, la posizione di cagaggio del padre di Luke. Infatti, è sul cesso. Non cagare, che mi sporchi il... Nulla. Una spina di elfo. Guardate, ho un elfo. Adesso lo tiro. Ma attacco dall'elfo. L'elfo. Ma che... L'elfo. Ma un elfo. Pizzica. Strike. Però c'è un nuovo gioco che appena inventato. Si chiama Elfo Bull... Bulling. Elfo Bulling. Succo di... No, non perché non si rompe. Ma io ti sento... Succo di melones. Avete visto qua? Sì, avete visto che l'obesità di Babbo Natale ha spiaccicato tutti? Folla. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Fine livello. Ma perché non carica? Ecco qua. Allora, vediamo Ci sono dei palloni da calcio, non chiedetemi che. C'è una mannaia, due mannaie paranormal mannaie. Cosa che? Tante mannaie paranormal mannaie. Ah, devi cadere nei palloni. Senza morire. Ok. Credo. Guardate come si... Come passa... Good. Come sono sexy. Guarda... Ah! Si mangia... Appena cagato. No! Attenti ai bidon della spazzatura obesi. Un'altra... Oh, cazzo. Morirai annegato dai palloni è la tua fine. Vai, vai, vai! Il tuo destino è di morire annegato dai palloni. Sì, 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 ce l'ho fatta. Zai, ma dai! Ma qui c'è qualcosa che non vale? Le sedie ci sono. Dai, dai che ce la faccio! Hai cagato un pallone. Dai, di testa. Ecco. Sono stato mummificato. No, ce l'hai fatta. Vai. Ho vinto. Sì! Ci sono dei televisori delle radio. Ragazzi. Incredibile, è la terza volta che vinciamo. Voglio fare un rope swing. Aspetta, dopo, lo fai tu. Io voglio fare da mangiabile, Carlo. Vediamo. Da mangiabile. Ma non lo so. Dai, ma perché è così lento oggi? È più... Oh, è legata a una specie di super macchina, macchiniforme. A forma di macchina. Vai. Che cazzo sono facendo? Chuck. Ma perché c'è nonno Chuck alla guida? Paranormal Machius. Ma che sta... Ehi, non lo so, io credo che... Come guidare la macchina in un modo efficace. E vai. Ha distrutto la portiera. Sono morto, tocca a te. Cazzo, ha fatto molleggiare l'auto e farlo sparare in aria senza quasi neanche rompersi la portiera. Guardate, sono meglio di quando guido in moto. Ah, super nonno Chuck. Infatti non guido... No, guardate, come guidare in modo efficace... Ciao, gente. Come guidare la macchina in modo efficace sul cofano. E avete guardato, c'è la posizione con... Cioè, nonno Chuck c'ha il culo... Ginnasta, la ginnasta. È una posizione di yoga per evitare i vetri che probabilmente gli arrivano in faccia. Anche questo... Sì, ma troll rope... Questo lo voglio fare. Troll rope swing demo. Questo mi... Credo mi che ispira, sia una cosa ispira, in cui muori tanto. Mi ispira. Dai. Perché nonno Chuck è impilato? Dal culo. Credo che devi prendere i meloni. Cioè, io non mi fiderei troppo, ma credo che tu debba prendere i meloni con Zeta. Devi staccarti con Zeta. Infatti. Sì, ma prendere i meloni mai, eh. Fa provare a me. Cosa insurrosa. Cosa assurda, cioè... Non ci arrivi a prenderla, come cazzo fai? Capito, forse ho capito, come prima. Shift. Sì!
tanto ti trollano, devi lasciarti. Sì! Ma che cosa trollica? Ora devi riuscire a prendere queste. Le bottiglie! Sì, magari premendo. Va bene. Tocca a te allora. Primo, più il Sword Throw Classic. Il normalissimo Sword Throw. Allora, l'ho scelto proprio per questo. No, bello! Ma che figata, c'hai un'ascia da guerra. Allora, prima di tutto devo sganciarmi. E poi fare... ecco. Z. Z, fatto. Ok, adesso... Perché la tipa lì c'ha una spada incoppicata nel culo? Ma che cazzo fai? Vai! Muori! Ora, ah no, credo che adesso si può sparare addosso agli altri e gli va addosso, quindi... Oh! Vai! Vai! No! Ho capito cosa serviva la spada nel culo. Oh no, ecco. Sei ancora vivo? Adesso, sì, sono ancora vivo. Il bogo, non ti serve. Hai una donna incastrata davanti in una maniera macabra. Vai, spostati donna! Via! Vai, guardate il balletto di... Vabbè, credo che devi giocare così. Okay. È una cosa orrenda, ma devi farlo. Non credo dovrebbe essere tanto spiacevole avere una spada che ti incastra a una rimba. Io non sono molto pratico. Vai, spostati donna, spostati. Levati dal cazzo. Vai. Ok, vai. Okay, prendi la spada e lanciala contro il padre di Luke. Vai, no, spostati donna. No, mi sta facendo cadere. Aspettate ragazzi, aspettate che adesso ho capito. Adesso hai capito che non devi fare il coglione. Forse ok. Devo tirare prima tutto un po' così. Sì, poi fare così, prendere così. Tira! Sì! No, credo che l'hai ucciso lo stesso. Sì. Guarda come si è incastrata l'ascia. Sì! Guarda che l'ascia come si è incastrata. Dai, spara. Che cosa di posizione si era messo il padre di Luke? Direi proprio. Credo che ora ricadano. Perché è caduta la catena e ha ucciso, fatto strage? Ma che cavolo sta... Guardate lo beso! Ma dai! Lo beso è rimasto incastrato per colpa della sua obesità. Dai! Devi andare indietro. Lo so. Ecco qua. Ho preso. Spara! Sì! Ho vinto. Ma che prima doveva cadere indietro? Perché ha chiuso un braccio? Credo di aver vinto. Ok. Fly now. È impossibile! Ok, questo qui sembra un pochino più semplice. E poi c'è un sacco di palle in più. Ciao! Ho vinto! Sono rimasto... Ma dai! No! La birra! Voglio la birra! No, quello è vino! Vodka! Va bene. A me sembra maionese, sinceramente è maionese. Già. Qualcosa del genere significa. Dai, speriamo che sia con... Ah, ma questo... Va bene, dai, con... Non devi dire cazzuti che non devi evitare a più, non fare guardate. Sei pro se superi quelli, Lo so. Abbiamo curato che sei... Pro. Semi-pro. Perché non li hai ancora superati, ti hanno spinto dietro. Ok, ora sei pro. Amazing. Wow. Fantastico. Vai, Luke. Ok, adesso lanci Luke. Hacker. Wow. Ma no. Sei bravo in sti livelli. È il primo che fai, ehi. Ah! E hai, no! hai morto in un modo tipico. No, questo è il mio livello. No, voglio vincere. Ti è tornato indietro il seggiolino. No! È una fine peggiore di quella di Luke. Intanto che il seggiolino faceva il palo. Fermo. 99,999999. Tu hai già fatto questo. Non ce l'hai fatta, perché facevi cagare. Cos'è questo? Credo un impossibile. Ciao Arpione, che simpatico sei. Molto simpatico! Mi ha avvolto! Molto simpatico, direi. Ci provo io. Non sembra troppo difficile rispetto agli altri, però sembra che io non riuscirò mai a vincerlo. Vai! Ti ha tranciato la testa, cioè... PAM! Ha vinto il braccio! L'importante è che abbia vinto il braccio. No, voglio riprovare, devo vincere. No, se vinco l'impossible è bellissimo, cioè cavolo, non ho mai vinto l'impossible. Perché sei troppo cretino. Vai! Forse ho capito. Non ho mai vinto l'impossible, però. Vai!
Wow! Guarda, no, sono ancora vivo? Cazzo di bastardo. No, non sono vivo. Va a provare a me. Riproviamo. Vai. Aspetta. Ciao. Che arpione molto simpatico, ti guarda con un'aria molto simpatica. Come per dire, ci godo se muori. Adesso andiamo con Happy Wheels Quiz. Vediamo un po' cos'è. Magari un quiz su Happy Wheels. Ma forse. Probabilmente sì. Benissimo, vediamo un po', vai. Jump! Vediamo, chi ha inventato... Complimenti. Ma, che cazzo ho fatto? Tu Happy Wheels Quiz, mi ispira sto coso. Jump! Che cosa sta succedendo? Credo che... Che roba, 7 secondi è durato! Vabbè, concludiamo qui l'episodio. Secondo me sei caduto e sei rimbalzato di là. Non so che cosa. Vabbè, concludiamo qui l'episodio. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi, ok? E quindi. Un speciale epico per i 10 iscritti. Quindi sì, infatti, se vi muovete, iscrivervi. ci vediamo al prossimo video. Uè a tutti, ragazzi! Ci rivediamo.